Bentornati a Memoria 8-bit, oggi vi presenterò la prima parte di un grande speciale dedicato alla Filmation. Avrete sicuramente riconosciuto in questa piccola sigla moltissimi cartoni animati, chi più, chi meno. Anzi, facciamo subito questo gioco, scrivete già fra i commenti quelli che effettivamente ricordate. Questo perché della Filmation sono giunti in Italia, non dico tutti i cartoni che hanno prodotto, però effettivamente una buona parte. E anche perché la Filmation ha avuto una importanza e una grandissima diffusione non soltanto in Italia ma un po' in tutto il mondo. Studio che viene fondato nel 1962 e che ufficialmente vede la sua ultima produzione, per quanto fosse stata realizzata qualche anno prima, nel 1993. Quindi diciamo 30 anni di animazione, in alcuni casi famosissima. Per parlare della Filmation dobbiamo ovviamente parlare dei suoi fondatori. All'origine di tutto c'è l'incontro di Lou Scheimer, ricordiamo tutti grazie a questa firma, e il regista Hal Sutherland. E loro si incontrano mentre lavoravano alla Larry Harmon Pictures sui cartoni di Bozo e di Popeye, di Braccio di Ferro. La Larry Harmon chiude nel 1961 e i due decidono di continuare insieme questa attività, cominciando effettivamente a prendere dei primi ingaggi. Fondano quindi un'azienda chiamata Through Line. Per completare il tutto, soprattutto dal punto di vista finanziario, arriva un altro produttore, si chiama Norm Prescott ed era un ex disc jockey che aveva già avuto a che fare con il mondo dell'animazione. La prima produzione della True Line, di quello che poi diventerà quindi la Filmation, fu Rod Rocket, una serie di cui furono realizzati ben 65 episodi. Uscì nel 1963 insieme a un altro prodotto commissionato addirittura dalla Chiesa Luterana del Missouri, che sembra una roba alla Blues Brothers. I nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois. In questo caso si trattava di un unico film e si intitolava His Mother Marveled. All this child is set for the fall and rising of many in Israel. Ma è nel 1966 che quella che ormai era diventata effettivamente la Filmation, che arriva The Adventures of Superman. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Si tratta di un cartone ovviamente fondamentale, soprattutto in termini aziendali. Questo perché il sodalizio con la DC Comics farà nascere diverse altre serie negli anni a seguire e sicuramente è stato fondamentale per la crescita dell'azienda stessa, della Filmation. 68 episodi trasmessi tra il 1966 e il 1970. Nella sigla non notiamo ancora delle caratteristiche evidenti, estetiche, di quello che diventerà poi lo stile molto riconoscibile della Filmation. Invece, in qualche modo, possiamo ritrovare probabilmente delle citazioni alla vecchia storica serie di cortometraggi dei fratelli Fleischer, proprio dedicata a Superman, ma lì dobbiamo andare indietro di parecchi decenni. In ogni caso, la struttura di questa sigla era comunque la stessa che veniva riadattata nelle varie trasposizioni dedicate al personaggio, anche quelle radiofoniche, ovviamente i primi live action. Sempre nel 1966 viene varata un'altra produzione, sempre legata poi allo stesso universo, non solo della DC Comics, ma proprio di Superman, con quelle che sono The Adventures of Superboy. Exciting stories of Superman when he was a boy, who even as an infant demonstrated powers and abilities far beyond the capabilities of Earthlings. Superboy. Il sodalizio, che sicuramente andava bene a entrambe le parti, almeno in quegli anni, perché poi la DC Comics troverà un po' più fortuna probabilmente con l'Anna e Barbera e con i vari Super Friends. Troviamo però nel 1967 invece Superman and Aquaman Hour,
un contenitore, però, in realtà, dove all'interno c'erano vari segmenti dedicati a diversi personaggi della DC Comics. Non solo quindi Aquaman e Superman, ma anche Superboy, i Teen Titans, Flash, The Atom, Green Lantern, Hawkman e la Justice League of America. La formula del contenitore, che sicuramente aveva funzionato bene, continuerà anche con Batman and Superman Hour. Now, part 2 of the Batman Superman Hour. Siamo stavolta nel 1968 e all'interno troviamo invece soltanto le avventure di Batman, di Superman e dell'immancabile Superboy. In mezzo troviamo comunque altre produzioni, non soltanto legate a personaggi della DC Comics, come ad esempio Journey to the Center of the Heart. The fabled lost kingdom of Atlantis at the Earth's core. After many centuries, his trail was discovered. Ovvero Viaggio al centro della Terra, 17 episodi in questo caso, oppure nel 1967 Fantastic Voyage. Project Fantastic Voyage. Altri 17 episodi ispirati alla serie televisiva omonima che inaugureranno un altro filone che effettivamente la Filmation si terrà buono, cioè quello degli adattamenti a cartoni di serie televisive preesistenti. Ma per continuare e iniziare altri rapporti fondamentali per quella che sarà la crescita della Filmation, arriva nel 1968 la prima serie dedicata al Archie Show. E questa è la prima serie di tutte queste che effettivamente noi abbiamo potuto vedere, ci siamo potuti godere in Italia, dedicata a questi personaggi che in America sono famosissimi, con un mondo, un universo che è complessissimo e ricchissimo di sfaccettature, di avventure. In Italia pochissimo diffuso a fumetti, alcune produzioni hanno trovato invece un certo successo, come ad esempio uno su tutti, il personaggio di Sabrina, che ha avuto diverse trasposizioni sia a cartoni ma anche televisive fino alla recentissima produzione di Netflix, che hanno avuto un certo seguito. Gli anni 60 della Filmation si chiudono con un'altra serie particolare a cartoni, The Hardy Boys. Look, you got change for a 20, I gotta catch that train. I got a 10. Ma so do I. Anche in questo caso un'unica stagione e 17 episodi, ispirata a una serie di libri e a dei personaggi protagonisti di avventure per ragazzi, due fratelli, Joe e Frank, che devono risolvere una serie di misteri. All'interno del cartone ci saranno anche delle sequenze dal vero, che diventerà un'altra delle caratteristiche che la Filmation porterà avanti, non soltanto come sequenza all'interno di una serie animata, ma anche di vere e proprie serie in live action, e ne vedremo delle belle. Con la chiusura della produzione degli anni 60 si conclude quindi la prima parte di questo speciale dedicato alla Filmation. Saranno tre parti, perché poi ci sarà una seconda parte tutta dedicata alle produzioni degli anni 70 e una terza con quelle degli anni 80 e anche quelle pochissime che sono state fatte negli anni 90. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace, ma soprattutto a condividerlo. Potrebbe esserci qualche amico interessato all'argomento ed è il modo migliore per poter supportarmi. Chiedo scusa a chi ha atteso per così tanto tempo questo speciale, perché ne parlo davvero, davvero da molti mesi, forse più di un anno, non lo so. E ancora lo devo finire, quindi che la forza di Grayskull sia con voi, ma sia anche un po' con me. Faster than a speeding bullet. Faster than a speeding bullet. Faster than a speeding bullet.